Gentili signore all'ascolto, la più cordiale buonasera da parte di Luca Pellegrini. Siete collegati in diretta con il Palasport Casamora di Castiglione della Pescaia, dove fra qualche minuto avrà inizio la partita valida come terzo turno del campionato, appunto, di Serie A2. Partita che vedrà opposte la locale formazione dell'Hockey Club Blue Factor Castiglione della Pescaia contro la squadra del Prato. Andiamo a leggere quelle che saranno le formazioni che scenderanno in pista agli ordini dell'arbitro signor Fermi di Piacenza, coadiuvato come ausiliario dal signor Montomoli di Grosseto. Il Prato schiera Vespi Francesco numero 10, Baldesi Maurizio numero 5, Barbani Oscar numero 4, Benelli Tommaso numero 6, Mugnai Lorenzo numero 8, Capuano Alberto numero 16, Capuano Lorenzo numero 3, Poli Andrea numero 14, Santoro Andrea numero 2 e Vespi Alessandro con il numero 1. In panchina con l'allenatore signor Bernardini Enrico abbiamo il vice allenatore il signor Bianchi Tommaso, primo dirigente il signor Vespi Loredano e il secondo dirigente il signor Santoro Roberto. Risponde l'Hockey Club Blue Factor Castiglione della Pescaia con i seguenti giocatori: Saita Michael con il numero 1, Saita Alessandro con il numero 29, Guarguaglini Diego con il numero 9, Piero Mattia con il numero 3, Santoni Brando con il numero 12, Brunelli Luigi con il numero 32, Cardi Samuel con il numero 6, Onori Filippo con il numero 11, Mantovani Luca con il numero 33 e Donino Alessandro, portiere di riserva, con il numero 10. In panchina con l'allenatore il signor Brizzi Alessandro abbiamo il vice allenatore il signor Delviva Alessandro, primo dirigente il signor Guarguaglini Fabrizio, secondo dirigente il signor Vannucci Valerio, come meccanico il signor Mascagni Maurizio. Vi ricordo ancora una volta che l'arbitro dell'incontro è il signor Fermi di Piacenza, coadiuvato come arbitro ausiliario dal signor Montomoli di Grosseto. Il Castiglione giunge a questo appuntamento reduce a due sconfitte, la prima in casalinga contro il Pumas Viareggio per 4-2, la seconda nel derby di Follonica per 7-2. Partita nella quale era squalificato capitano Luigi Brunelli per il via del cartellino rosso rimediato nella partita contro il Pumas, che ha portato poi alla giornata di squalifica appunto scontata nel derby di Follonica. Mentre il Prato ha pareggiato la prima partita in trasferta, mentre alla seconda giornata ha battuto in casa il Matera, che si presenta in assi di partenza del campionato come una delle pretendenti alla vittoria finale appunto per la promozione in Serie A1. Ci attendiamo quindi una reazione da parte dei giocatori biancocelesti del Castiglione per far sì di smuovere lo zero in classifica e conquistare quindi la prima vittoria e i primi tre punti del campionato. Le squadre sono schierate a centropista, si scambiano ora i consueti saluti di rito, quindi fra qualche istante avrà inizio questa importantissima partita soprattutto per il Castiglione, che come dicevo prima è ancora fermo a zero punti nella classifica generale, frutto appunto delle due sconfitte, con 4 reti segnate e 11 subite. Sembra che tutto sia quasi pronto per dare inizio appunto alle ostilità in questa partita. Attendiamo che i giocatori prendano posizioni in pista e aspettiamo anche il fischio iniziale del signor Fermi, che dia il via alle ostilità tra virgolette sportive tra le due formazioni. La squadra del Castiglione, la consueta maglietta bianco-celeste a strisce verticali, pantaloncini neri e calzettoni bianchi, mentre il Prato risponde con la maglia viola, pantaloncini bianchi e calzettoni, uno bianco e uno blu. Ancora pochi istanti e poi avrà inizio la partita. Partita che, ripeto, vede il Prato a quota 4 punti, mentre il Castiglione, ancora una volta vi ricordo, è fermo a quota 0. Le ultime disposizioni dell'allenatore del Castiglione a Brizzi ai propri giocatori, mentre per quanto riguarda Bernardini Enrico, allenatore del Prato, è già stato chiaro con i suoi giocatori per quello che vuole vedere in pista. Attendiamo ancora qualche istante che sia dato il fischio d'inizio per questa partita. Il Castiglione, che come quintetto iniziale schiera Michael Saita in porta, come giocatore di movimento abbiamo il numero 32 capitano Luigi Brunelli, il numero 12 Santoni Brando, il numero 9 Guarguaglini Diego e il numero 33 Mantovani Luca. Sembra tutto pronto per dare inizio a questa partita, ancora qualche secondo prima dell'inizio.
l'arbitro dà l'ok per dare il fischio d'inizio. È partito in questo momento l'incontro fra Castiglione e Prato, la squadra pratese che manovra in la pallina con il numero 4 Barbani. Ancora lo stesso Barbani in possesso di palla, attende il piazzamento dei compagni, poi parte in azione solitaria, va al tiro verso la porta di Saitta, la pallina si perde al lato, quindi riparte il Castiglione con Guarguaglini che lancia in avanti per Mantovani. Mantovani riesce a controllare dopo una certa difficoltà la pallina, ne è ancora in possesso dietro a Santoni, Santoni largo ancora per Guarguaglini, Guarguaglini per Brunelli, Brunelli al tiro con una finta, Mantovani cercava di ingannare il portiere avversario ma Vespi ha fatto buona guardia e quindi il Prato può ripartire in azione con Baldesi. Baldesi addietro va per Barbani, ancora largo per Baldesi, Baldesi che serve Capuano Lorenzo, ancora lo stesso Barbani in possesso di pallina in avanti, l'azione che si svolge in area del Castiglione con Benelli che ha perso la pallina d'opera di Brunelli che lascia Guarguaglini adesso per Santoni, Santoni ancora dietro per Guarguaglini, largo ancora per Brunelli che passa nuovamente a Santoni, ancora Guarguaglini, attende il piazzamento dei compagni, si porta verso la parte centrale della pista, poi lascia a Brunelli, Brunelli ancora dietro per Santoni che allarga ancora una volta per Guarguaglini, Guarguaglini in avanti per Brunelli, fanno girare la pallina i giocatori biancocelesti, ora parte Santoni in azione solitaria, si porta verso la porta pratese ma viene intercettato da un difensore, riparte lo stesso Benelli, giocatore del Prato, ancora per Barbani che per un attimo ha perso il controllo della pallina, poi è il numero 3 esattamente Capuano Lorenzo che va a effettuare il tiro che si perde alto sulla traversa della porta difesa da Saitta. Riprenderà ora il gioco con la rimessa da parte dei giocatori del Prato, è Benelli che lascia a Capuano Lorenzo, dietro per Baldesi in azione solitaria, Baldesi al tiro intercettato da Brunelli, lo stesso Baldesi che riprende la pallina che ora schizza verso Barbani che la controlla e la passa a Capuano Lorenzo, Capuano Lorenzo si porta in avanti, tenta di eludere la guardia di Luca Mantovani ma lo stesso va alla guardia, ora la pallina viene intercettata da Brunelli, Brunelli che si porta al tiro verso la porta di Vespi che respinge con la mano destra ma è lo stesso Santoni che riconquista il possesso della pallina dietro per Guarguaglini, ancora per Brunelli, Brunelli va dietro la porta del Prato, si ferma, attende il piazzamento dei compagni, tenta l'alza e schiaccia e va a siglare il gol che porta in vantaggio il Castiglione, un alza e schiaccia di capitano Luigi Brunelli ha permesso al Castiglione di portarsi in vantaggio, quindi cambia il punteggio qui al Casamora, Castiglione 1 Prato 0, riparte la formazione ospite con Barbani in possesso di pallina, tenta il tiro ma poi desiste dal suo intento, ancora però Barbani è con la pallina sulla stecca, attende il piazzamento dei compagni, poi decide di partire in azione solitaria, intercettato da Guarguaglini che ruba la pallina al numero 4 Pratese, in avanti ancora per Brunelli, Brunelli in area di rigore, viene leggermente spinto ma l'arbitro non ravvisa alcun fallo da parte del difensore del Prato, Brunelli a Guarguaglini, Guarguaglini al tiro che va ad insaccare la pallina del 2-0 con un tiro a mezza altezza che ha sorpreso il portiere Vespi, quindi quando mancano 21 primi e 24 secondi alla fine del primo tempo il Castiglione si porta nel doppio vantaggio per le reti di Brunelli prima e Guarguaglini subito dopo, tiro di Capuano Lorenzo senza grosse pretese respinto agevolmente da Saitta, lo stesso Guarguaglini che rimane in possesso di pallina, ancora per Santoni che lancia lo stesso Guarguaglini, dietro ancora per Santoni che passa ancora al numero 9 Guarguaglini, Guarguaglini in avanti, Santoni intercetta ancora la pallina, ancora per dietro per Guarguaglini, largo per Brunelli, Brunelli
per Guarguaglini, ancora per Mantovani, Santoni, ancora dietro per Guarguaglini che va nuovamente al tiro, ma la pallina si perde alta sulla porta di Vespi. Riprende il possesso Lorenzo Capuano, che riporta in avanti la propria squadra. Lascia ora a Baldesi, Baldesi per Barbani, ancora per Lorenzo Capuano, ancora per Baldesi, e Barbani che però non riesce ad intercettare la pallina, con la stessa che finisce oltre la sponda che delimita la pista. Vi ricordo ancora il punteggio, che è 2-0 in favore del Castiglione per le reti di Luigi Brunelli e di Diego Guarguaglini. Riprende il gioco con Santoni in possesso della pallina, passa ancora a Capitan Brunelli che studia il da farsi, poi cerca di andare in azione solitaria, controlla ancora la pallina, poi lascia dietro a Guarguaglini, Guarguaglini che passa a Mantovani, Mantovani ancora in avanti per Guarguaglini, ma è lo stesso Mantovani che detta il passaggio al numero 9, un po' troppo lungo, il portiere intercetta, però la pallina si perde nella rete di protezione oltre la porta pratese. Ancora Guarguaglini in possesso di pallina per Santoni, Santoni che va al tiro, intercettato dalla difesa pratese, ma è lo stesso Santoni che prontamente si riporta sulla pallina stessa. Ancora Brunelli, Brunelli largo per Guarguaglini, Guarguaglini ancora dietro per Santoni, Santoni in azione solitaria, si ferma dietro la porta del Prato, tenta una rimessa in gioco per superare il portiere, ma lo stesso Vespi è abile nel chiudere il varco sul proprio palo di sinistra. E ancora il Prato in avanti con una pallina vagante in aria per Guarguaglini, ha fatto buona guardia, ha lanciato ancora Brunelli, Brunelli per Santoni, Santoni al tiro, intercettato ancora da Lorenzo Capuano, riparte il Prato con Benelli, Benelli a sua volta intercettato da Guarguaglini che riesce a portare via la sfera, ma Lorenzo Capuano se ne impossessa, va verso l'area del Castiglione, contrastato senza fallo da Brunelli, ancora Guarguaglini, Guarguaglini a solitaria, tiro intercettato da Vespi, riparte quindi il Prato con Barbani, Barbani che si porta nella petapista castiglionese, tenta il tiro, poi passa al centro per Benelli che non intercetta il passaggio del compagno, quindi è lo stesso Mantovani che riporta in avanti i suoi, lasciando a Capitan Luigi Brunelli, si ferma sulla sponda, passa dietro a Santoni, Santoni ancora per Guarguaglini, Guarguaglini per Santoni che però non si lascia sfuggire la pallina, lo stesso Benelli che si porta in azione verso la porta di Saitta che riesce a intercettare, poi con l'aiuto di Brunelli la difesa castiglionese riesce a portare fuori il pericolo dalla propria area, ancora Guarguaglini, ancora per Brunelli, Brunelli si libera di due avversari, si porta verso l'area, ora dietro la porta, si ferma un attimino per studiare bene la situazione, poi allarga per Santoni, Santoni ancora dietro per Guarguaglini, ancora per il capitano biancoceleste Brunelli, in avanti per Mantovani che devia leggermente la sfera ma non inganna il portiere, lo stesso è Santoni che tira per verso la porta pratese, ma la palla è intercettata da Guarguaglini che a sua volta ha tentato il tiro, ma la difesa del Prato ha fatto buona guardia. Riparte la squadra ospite con Baldesi, Baldesi che tenta il tiro intercettato, la pallina si perde tra le maglie della difesa castiglionese, in particolare sulla stecca di Guarguaglini che riporta in avanti i propri compagni, lascia a Brunelli, Brunelli si porta verso il centro dell'area, tenta di superare i due avversari, non ci riesce, ma è molto svelto Mantovani a recuperare la sfera, a servirla dietro per Guarguaglini che passa a Santoni, ancora laterale per Guarguaglini che detta poi il movimento al proprio compagno Santoni, Santoni che lascia indietro ancora Guarguaglini, laterale per Brunelli, Brunelli ancora per Santoni, Santoni si ferma un attimo, passa a Guarguaglini, Guarguaglini al centro per Mantovani, ma una leggera deviazione da difesa del Prato non mette in condizioni di tirare lo stesso attaccante biancoceleste, si sono passati i famosi 45 secondi per portare termine all'azione, ancora il Prato quindi in possesso di pallina con Barbani, Barbani ancora per Baldesi,
Bardesi per Capuano Lorenzo, ancora Barbani, cerca di sfruttare un blocco di Baldesi ma non sortisce alcun effetto, quindi la pallina ancora sulla stecca di Lorenzo Capuano che va al tiro, intercettato con il guanto sinistro da parte di Saitta, ma molto velocemente Benelli si impossessa ancora della pallina, lascia dietro al compagno Barbani, ancora per Baldesi, Baldesi in avanti con tiro accompagnato che intendeva servire per una leggera deviazione il compagno Lorenzo Capuano, mentre ora c'è stato un piccolo incidente, un leggero scontro fra Mantovani e il giocatore del Prato, esce lo stesso Mantovani per farsi prestare le cure del caso, è entrato il numero 3 Mattia Piro, quindi riprende il gioco con il Prato in possesso di pallina con Barbani che lascia dietro a Baldesi, Baldesi per Lorenzo Capuano che non controlla adeguatamente la sfera, se ne possessa Piro che lascia a Brunelli, Brunelli al tiro, Vespi pronto per la deviazione, ancora però il capitano biancoceleste che cercava di passare la pallina a Santoni ma Barbani ha fatto buona guardia, intercettato, al tiro si è presentato Baldesi che ha sferrato la conclusione a mezza altezza ma Saitta con il guanto sinistro ha deviato la sfera, ancora Piro, Piro che lascia a Santoni, Santoni per Guarguaglini e ancora dietro per Piro, Piro che lascia a Santoni, si porta in aria lo stesso Piro ma la difesa del Prato si chiude e intercetta il passaggio, Lorenzo Capuano in possesso di pallina in avanti per un compagno, intercettato da Santoni il passaggio, ancora Guarguaglini, Guarguaglini che passa dietro a Piro, Piro ancora per Guarguaglini dietro a Capitan Brunelli, ancora Piro che allarga per Santoni, prova l'azione dall'altra parte, Santoni al tiro e riesce a bucare il portiere pratese per il 3-0 del Castiglione, un 3-0 che per quello che si è visto fino a questo momento è senz'altro abbastanza meritato. Ci sono state sì delle conclusioni da parte della squadra ospite, però la difesa castiglionese ha retto bene l'urto della formazione pratese e con le reti di Brunelli, Guarguaglini e Santoni si è portata sul 3-0 quando mancano alla conclusione del primo tempo 14 primi e 13 secondi. Una partita tutto sommato, sportivamente parlando, ben giocata dalle formazioni, molto corretta, non ci sono stati falli fischiati all'arbitro fermi di Piacenza, tant'è vero che le due squadre sono ancora a zero falli di squadra e questo la dice tutta sulla correttezza degli atleti in pista questa sera qui a Castiglione. Gli atleti di Castiglione, della squadra del Castiglione e gli atleti della squadra del Prato. Sta per riprendere il gioco con il 3-0 che è stato siglato da Santoni, le due squadre stanno per riprendere il loro posto in pista, si attende il fischio dell'arbitro che avviene in questo momento, riparte il Prato, c'è stato un cambio nelle formazioni, nella formazione pratese, è entrato il numero 16 Alberto Capuano ed è uscito il numero 6 Benelli. Riparte il Castiglione con Piro, Piro che lancia in avanti per Brunelli, ancora in avanti per Guarguaglini che non intercetta e favorisce quindi la deviazione di Vespi, ancora Alberto Capuano che a seconda dell'arbitro non subisce fallo, quindi la difesa del Castiglione fa buona guardia, riparte velocemente con Santoni, Santoni per Guarguaglini che per un attimo perde il controllo della sfera ma riesce poi a tenerla sulla propria stecca, ancora dietro per Santoni, Santoni per Brunelli, Brunelli ancora largo per Piro e passaggio indietro ancora per Santoni che parte dal sesso solitario, attenta nuovamente la conclusione vincente di poco fa ma la pallina si perde ancora alta, riparte Capuano Lorenzo in avanti per Capuano Alberto, lascia a Baldesi, Baldesi in azione solitaria, passa dietro la porta, poi lascia l'incarico del tiro a Santoro che nel frattempo è entrato al posto di Barbani,
C'è stata poi una leggera deviazione, qui ecco perché la rimessa in gioco viene effettuata dai giocatori del Prato. Ecco nuovamente il fischio dell'arbitro per dare il via nuovamente alle ostilità, con Capuano Alberto che passa a Capuano Lorenzo, tiro intercettato proprio davanti alla porta da Capitan Brunelli, che riparte in avanti e lancia Piro, ancora Piro in possesso di pallina, allarga per Santoni, Santoni per Guarguaglini e ancora Brunelli, Brunelli per Piro, Piro ancora per il proprio capitano, Guarguaglini bel di prima per Piro, Piro al tiro, traversa, traversa piena, presa dal numero 3 bianco celeste Piro, che con un tiro che ha fatto partire ha incocciato la parte superiore della traversa della porta difesa da Vespi. Attendiamo che venga ripreso il gioco dal punto dove si trova in questo momento il giocatore del Prato, in particolare Capuano Lorenzo, che lascia a il proprio compagno Baldesi. Baldesi lancia in avanti per Santoro, che nel tentativo di servire il proprio compagno ha permesso la deviazione di Saita, che ha rimesso in avanti per i propri compagni. Ancora Brunelli, Brunelli al tiro, intercettato da un giocatore, pallina che rimbalza davanti al portiere Vespi, mettendolo leggermente in difficoltà. La difesa del Prato fa ancora buona guardia, riparte con Capuano Alberto che lascia dietro per Baldesi, Baldesi ancora in avanti per Capuano Lorenzo, e Capuano Alberto e Baldesi ancora con la pallina, largo per Capuano Alberto, dietro per Capuano Lorenzo che parte in azione solitaria, semina un paio di avversari, si porta le prese nell'area del Castiglione, non controlla sull'intercetto di Guarguaglini, è lo stesso Guarguaglini che passa in avanti per Brunelli, che non riesce però a controllare la pallina, e quindi ancora Capuano Lorenzo in avanti per Baldesi, e in avanti scusatemi per Santoro. Saitta nel tentativo di rimandare la pallina avanti, rimette però in gioco lo stesso giocatore pratese, che però perde la palla sul contrasto di Brunelli, Brunelli per Guarguaglini, Guarguaglini al tiro davanti al portiere, si impappina nel controllo e non riesce poi a concludere vincente verso la porta del Prato. Ancora il Prato però con Alberto Capuano, il suo tiro viene intercettato dalla difesa, ancora Baldesi per Capuano Lorenzo, per Baldesi che a porta praticamente vuota manda la pallina alta sulla traversa della porta difesa da Saitta. In questo momento viene richiesto un time out dalla panchina del Castiglione, in particolare dell'allenatore Brizzi. Nel frattempo vedo che è stata effettuata una sostituzione, è stato effettuato un cambio, è entrato il numero 11 Onori in sostituzione del numero 9 Guarguaglini. Vi ricordo ancora il punteggio: quando mancano 10 primi e 33 secondi alla fine del primo tempo, il risultato vede il Castiglione in vantaggio per 3 reti a 0, reti che sono state segnate la prima da capitano Luigi Brunelli, la seconda dal numero 9 Diego Guarguaglini, la terza dal numero 12 Santoni Brando. Come ho detto prima, un successo tutto sommato meritato, anche se il Prato ha avuto le sue buone occasioni per poter segnare una rete, l'ultima delle quali l'azione poco prima del time out che ha portato alla conclusione Baldesi, ottimamente servito in area di rigore da Alberto Capuano, ma lo stesso numero 5 della formazione del Prato questa sera in maglia viola ha fatto il tiro che però si è perso alto sulla porta castiglionese. Sta per riprendere il gioco, in questo istante si riprende con Santoni per Piro, Piro ancora per Brunelli, Brunelli per Santoni, ancora largo per Piro, Piro che lascia a Brunelli, Brunelli in avanti per Onori, ancora dietro per Santoni, largo per Piro che cerca di seminare il proprio avversario con una serie di finte, ci riesce ma solamente per poco, però rimane sempre in controllo della pallina lo stesso Piro, che allarga lateralmente per Brunelli, e sicuramente scatteranno ora i 5 secondi. Ecco, in questo istante l'arbitro ha fischiato i 5 secondi,
affinché una squadra possa rimettere in gioco oltre la propria metà pista. Ci fermiamo un attimo perché deve essere asciugata una parte della pista vicino alla panchina castiglionese. Sembra sia tutto pronto per riprendere il gioco, che riprende in questo preciso istante con Santoro che tenta un alza e schiaccia, ma non riesce nel suo intento. La pallina è stata presa da Brunelli al tiro, ma deviazione di Vespi, ancora Santoro per Baldesi al tiro, laterale per Lorenzo Capuano, che per poco non inganna il portiere Saitta, che era vanamente proteso in tuffo, ma lo stesso Piro riporta in avanti i propri compagni, lascia ad onore ancora per lo stesso Piro per Santoni, Brunelli, il capitano biancocelese si ferma, lascia dietro a Santoni ancora per Onori. Ancora Santoni che cerca di sfruttare un blocco dello stesso Onori. Lo stesso Santoni intercetta con il piede Lorenzo Capuano. Da quest'anno la regola dell'hockey si può giocare anche con i piedi. Piro per Onori, Onori per Piro per Santoni, che si aggiusta la pallina e con un tiro a mezza altezza va a siglare il 4-0 per il Castiglione. Ci sono delle proteste da parte del giocatore Santoro del Prato nei confronti dell'arbitro, il signor Fermi di Piacenza. Santoro era andato a protestare con l'arbitro perché secondo lui aveva subito un fallo nell'azione sulla ripartenza che poi ha portato al gol di Santoni. L'arbitro non ha ravvisato alcuna irregolarità e quindi l'azione si è svolta regolarmente e si è conclusa con la rete del 4-0 per il Castiglione, doppietta di Santoni. Riprende il gioco con Capuano Alberto, che si ferma un attimo e studia la situazione, però è ancora in controllo la pallina. Lo stesso Capuano Alberto cerca di seminare i due avversari, ma Brunelli intercetta, che ora passa ad Onori, che però non riesce a controllare la pallina perché l'intervento di Santoro è efficace e la difesa del Prato fa ancora una volta buona guardia. Santoro che manda in avanti per Capuano Alberto, che si ferma perché secondo lui aveva subito il fallo. Piro perde la pallina d'opera di Baldesi, che lancia in avanti per Santoro, ancora per Baldesi al tiro, contrastato da Santoni, riparte Onori in azione solitaria, va dietro la porta del Prato, ma tenta un alza e schiaccia, ma la difesa della squadra ospite fa ancora una volta buona guardia. Poi Baldesi in azione solitaria, serve Alberto Capuano che lascia la pallina ancora allo stesso Baldesi, dietro per Santoro, ancora largo per Baldesi, un dai e vai con Lorenzo Capuano, ancora però lo stesso numero 5 pratese che controlla la pallina, gioca sull'angolo in alto a sinistra della pista. Capuano Alberto tentava di servire Santoro, non ci riesce, intercettato da Onori che lascia Santoni ancora una volta dietro la porta del Prato, ed è lo stesso numero 12 castiglionese che va a recuperare la pallina favorendo il passaggio a Piro. Ancora Brunelli per lo stesso Piro, Santoni che lascia ad Onori che passa dietro a Piro va al tiro, portiere Vespi però intercetta e fa ancora buona guardia. Ancora il Prato con Lorenzo Capuano in area per Baldesi, Saitta che si getta sulla propria destra e allontana la minaccia, ancora Onori al tiro, palo clamoroso preso dal numero 11 del Castiglione, già il secondo ferro della partita ad opera del Castiglione, il primo su un tiro di Piro che avrebbe preso la traversa, il secondo su un palo colpito da Onori. Saitta ha intercettato la conclusione di Santoro, riparte il Castiglione davanti con Brunelli. E ancora Santoni che lotta a centropista mentre viene commesso il primo fallo di squadra contro i giocatori del Prato, quando mancano 6 primi alla conclusione di questo primo tempo.
E ancora Santoni, Santoni per Piro, Piro per Brunelli, Brunelli passa dietro a Santoni, ancora Onori, Onori per lo stesso Santoni, che parte l'azione d'Italia, ritiro respinto da Vespi, è il Prato che riparte con Santoro, Santoro per Lorenzo Capuano, Onori ci mette la stecca e permette quindi ai propri compagni di difesa di liberare e ripartire in azione d'attacco con Santoni che lascia a Brunelli, ancora per Onori, Onori per Piro, non si intendono i due, riparte Baldesi, Baldesi si ferma nei pressi della porta avversaria, contrastato ancora da Guarguaglini che nel frattempo è entrato al posto di Santoni, ancora un tiro però dello stesso Piro intercettato dal portiere, viene ora commesso nuovamente un fallo di squadra ad opera dei giocatori del Prato, quindi sono due i falli di squadra per la squadra ospite, zero ancora quelli del Castiglione. Vi ricordo il punteggio quando al termine di questo primo tempo mancano 4 primi e 56 secondi, time out che nel frattempo è stato richiesto dalla formazione del Prato. Dicevo, il punteggio è 4-0 per il Castiglione, frutto della doppietta di Santoni e le reti di Brunelli e Guarguaglini. Ora c'è un richiamo ufficiale per un componente della panchina del Prato da parte dell'arbitro signor Fermi di Piacenza, che ha tollerato fino a un certo punto le proteste della panchina della squadra ospite, poi visto che continuavano non ha potuto far altro che richiamare ufficialmente un componente della panchina stessa. Continuano ancora le discussioni fra il dirigente del Prato e l'arbitro Fermi di Piacenza, la sirena mette per ora tutto a tacere, quindi di conseguenza il gioco sta per riprendere. Sul punto di battuta è Guarguaglini, Guarguaglini deve rettificare il punto di battuta, attendiamo ancora qualche istante, ecco il fischio, Guarguaglini per Onori, ancora per Brunelli che però non riesce a controllare la pallina, rimandata in avanti dallo stesso Saitta che con la sua stecca manda la stessa oltre la balaustra, quindi riprenderà il gioco con una rimessa da parte del Prato, Capone Alberto sul punto di battuta dietro a Baldesi, Baldesi per Santoro, ancora per Baldesi e ancora per Santoro, al centro per il numero 14 Poli che è entrato al posto di Lorenzo Capuano, e ora Piro in possesso di pallina lascia a Brunelli che a sua volta serve Guarguaglini, Guarguaglini ancora per Piro, passaggio per Brunelli, Brunelli largo per Guarguaglini, si avvia verso il centro della pista, poi lascia a Piro ancora una volta, intercetta con il piede il nuovo entrato Poli, tutto regolare, vi ripeto, è il Prato con Baldesi che si porta in avanti, ancora per Santoro, Santoro dietro per Poli, Poli ancora per Baldesi, è ancora lo stesso Poli che riceve dal compagno, cerca di partire in azione solitaria, attenta il tiro, ribattuto con il guanto destro di Saitta che ancora una volta manda la pallina oltre la balaustra, oltre la balaustra che delimita la pista, quindi si riprenderà con la rimessa in gioco da parte dei giocatori del Prato, sul punto di battuta lo stesso Santoro che chiede di rettificare la distanza del proprio avversario, passa dietro a Baldesi, Baldesi in avanti per lo stesso Santoro, intercettata la pallina a Guarguaglini, poi Brunelli riesce a venire via il proprio avversario ma Baldesi lo blocca al limite dell'area, passaggio per Poli che lascia lo stesso Baldesi, ora in avanti per Lorenzo, per Alberto Capuano, scusatemi, ancora dietro per Baldesi,
ancora Alberto Capuano per Poli che tenta di chiudere il triangolo ma questo non avviene. Riparte il Castiglione con Guarguaglini che torna indietro e lascia a Piro. Piro ancora per lo stesso Guarguaglini che ancora una volta serve Piro che sulla sua mancanza difensiva riesce poi a ribattere il passaggio del proprio avversario. Ancora Brunelli che lascia Guarguaglini ancora per Piro. Piro si porta nei pressi della porta del difesa a Vespi, tentativo di tiro da parte di Brunelli però che si perde al lato, ancora però il Castiglione che però perde la pallina. Ora è lo stesso Guarguaglini che è intervenuto su Alberto Capuano, il numero 9 tenta il tiro ribattuto da un giocatore del Prato, però la pallina è sempre sulla stecca di Onori che lascia ora a Brunelli. Brunelli dietro per Piro, Piro ancora in avanti nel tentativo di servire Onori ma la pallina è troppo lunga, troppo forte, è lo stesso Onori che però tentava il tiro ma contrastato da un difensore va a terra, poi ha tentato la conclusione Guarguaglini ma la pallina si è persa al lato. Ancora Piro che lascia a Onori, Onori per Brunelli, Brunelli in avanti per Guarguaglini ma Alberto Capuano legge bene la situazione e riporta in avanti i propri compagni con Baldesi che va alla conclusione e la pallina che credo ancora una volta sia uscita dalla pista. Sì, esatto, è proprio così, quindi attendiamo che siano i giocatori del Castiglione a poter rimettere in gioco la pallina stessa. Ancora era stato dato il fischio di inizio, ecco in questo momento Piro che lascia a Brunelli, Brunelli che in avanti studia il piazzamento dei compagni, poi in azione solitaria parte verso il vertice di attacco destro del Castiglione, ancora Piro per Brunelli, ancora Piro, Piro si ferma, torna indietro per Guarguaglini che a sua volta serve ancora Brunelli. Brunelli in avanti per Piro, passaggio e parata, credo con il casco, sì, con il casco da parte del portiere Vespi che ha intercettato la conclusione abbastanza forte dello stesso Piro. Quindi mancano 55 centesimi di tempo alla fine del primo tempo. Ancora Brunelli, Brunelli per Guarguaglini, Guarguaglini per Piro, Piro ancora per lo stesso Brunelli che non si intende con Guarguaglini, regala la pallina ai propri avversari. Ancora Capuano Alberto, Capuano Alberto che subisce un fallo ad opera dello stesso Guarguaglini, è il primo fallo di squadra per la formazione castiglionese, due ricordo sono quelli commessi dalla Prato. Viene rettificata a distanza della barriera, Baldesi alla conclusione ribattuta dallo stesso Saitta, è ancora Poli però in possesso per la squadra di Prato, stesso Poli contrastato da Onori, riesce ad andare via alla guardia numero 11 che tocca la pallina e Poli ha tentato di ingannare l'arbitro con un tuffo, non c'è riuscito, è lo stesso Onori che intercetta, ancora Brunelli, Brunelli che da solo antiporta si lascia intercettare la sfera dello stesso Vespi, tentava un alza e schiaccia ma il portiere Pratesi ovviamente piazzato ha allontanato ancora una volta la minaccia, tiro dalla distanza di Alberto Capuano e termina in questo istante il primo tempo della partita fra Castiglione e Prato con la formazione locale che va negli spogliatoi sul risultato di 4-0. A risentirci più tardi per la cronaca del secondo tempo.
Nuovamente collegati in diretta con il Palasport Casamora di Castiglione della Pescaia, dove sta per avere inizio il secondo tempo della partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A2, girone di andata. Partita che vede opposte le formazioni del Castiglione e del Prato. Il primo tempo si è concluso sul 4-0 in favore della squadra di casa per le reti di Brunelli, Guarguaglini e la doppietta di Santoni. Tutto è pronto per riprendere il gioco. Ecco il fischio dell'arbitro, che ricordo è il signor Fermi di Piacenza, coadiuvato come ausiliario dal signor Montomi di Grosseto. È il Castiglione che si porta in avanti con Mantovani, che si è ripreso dall'infortunio patito nel corso del primo tempo. È il, però Baldessi che porta avanti la squadra del Prato, dietro per Capuano Alberto, ancora dietro per Benelli. È ancora Capuano Alberto che controlla e lascia allo stesso Benelli. Benelli per Baldessi, ancora Capuano Alberto. Benelli per Baldessi, largo per Capuano Alberto, ancora Benelli. Ed è ancora Capuano Alberto che lancia in avanti per Poli, che tenta il tiro, ma controllato con lo sguardo da Said, la pallina si perde oltre la prima porta. Bella azione di Guarguaglini, che ha tentato di ingannare il portiere Vespi con un pallonetto, ma non è riuscito nel suo intento. Riparte il Prato con Baldessi, contrastato dallo stesso Guarguaglini, che per un attimo ne interrompe l'azione, ma è ancora Barmani in possesso di palla. È uscito nel frattempo il numero 20. Vediamo un pochino di fare un po' di ordine. È entrato il numero 4 Barmani ed è uscito il numero 2 Santoro. Ecco ancora Baldessi, però intercettato il tiro da difesa del Castiglione, che si riparte avanti con Brunelli. Brunelli che semina l'avversario, ancora Mantovani in azione in area di rigore, ma sul contrasto dello stesso Poli il giocatore del Prato gli riesce a portare la pallina. Conclusione di Alberto Capuano, abilmente ribattuta da Saitta. Guarguaglini al tiro, ma la pallina termina alta oltre la misura consentita dal regolamento, quindi rimetterà in gioco la formazione del Prato. Attendiamo che venga stabilito il punto, si tratta di un ingaggio a due proprio a centropista. Mantovani che perde la pallina ad opera di Baldessi, però che si incune nella difesa casionese, che si chiude, fa ancora una volta buona guardia, lancia in avanti di Brunelli, che con l'aiuto della sponda riesce a servire Mantovani, che però perde la sfera ad opera di Alberto Capuano, che riporta in avanti i suoi. Ancora Alberto Capuano, si preparava al tiro ma poi ha desistito dal suo intento. La pallina però è stata intercettata dallo stesso Baldessi, che ha passato a dietro per Poli. Poli che ha servito a centro area Alberto Capuano, che non è riuscito a deviare verso la porta difesa da Saita. Riparte il Castiglione con Guarguaglini. Guarguaglini ancora che controlla la pallina, lascia dietro a Brunelli. Brunelli ancora per Santoni. Ed è ancora lo stesso Brunelli che serve ancora Santoni, largo per Guarguaglini, ancora per Brunelli. Brunelli per Santoni, il capitano biancoceleste che va alla conclusione, ma la pallina si perde al lato, ben controllata da Vespi. Riparte quindi il Prato con Baldessi. Baldessi va al tiro, respinto dal portiere Saitta. Ancora però Capuano Alberto, che ha tentato un alzo e schiaccia, ma ancora una volta il portiere casionese ha fatto buona guardia. Riparte il Castiglione con Brunelli. Brunelli al tiro, intercettato dalla stecca di Vespi, che serve poi un proprio compagno, in particolare Baldessi, che riporta in avanti i suoi. Tiro intercettato da Saitta, ma lo stesso Baldessi che riesce a controllare ancora una volta la sfera. Capuano Alberto poi non supera la guardia di Guarguaglini. Poi la conclusione la tenta
il numero 5 Valdesi, ma la pallina si perde al lato, riparte quindi il Castiglione con Guarguaglini. Guarguaglini ancora per Brunelli, che allarga per Santoni, che a sua volta serve Guarguaglini. Scambio con Brunelli e scambio con Santoni. Lo stesso Guarguaglini ancora per il proprio capitano Brunelli, che passa ancora allo stesso Guarguaglini. Semina un avversario, tenta la conclusione, ma sulla ribattuta di Vespi la difesa da Pratese fa ancora buona guardia. Un tiro di Baldesi che inganna il portiere Saita, che si fa scivolare la pallina in mezzo alle gambe. Si scusa prontamente con i propri compagni il portiere casionese per questo, chiamiamolo, infortunio, che porta alla segnatura del Prato. Gol del 4-1 quando mancano 20 primi e 14 secondi alla fine della partita. È rientrato nel frattempo Piro in sostituzione di Mantovani. Santoni al centro area per Guarguaglini, pronta la girata verso la porta pratese, ma Vespi fa ancora una volta buona guardia. Riparte la formazione ospite con Benelli. Benelli che tentava di servire Alberto Capuano, che stringeva al centro, ma la pallina viene lanciata in profondità. Brunelli che la perde sul contrasto di Baldesi, ancora Benelli in possesso, attende il piazzamento dei compagni, mette al centro, ma la difesa casionese fa ancora una volta buona guardia. Quindi Santoni per Piro, Piro per Brunelli, Brunelli per Santoni, che passa ancora una volta a Piro, che allarga per Brunelli, Brunelli ancora per Santoni, Santoni per lo stesso Piro. Guarguaglini dietro ancora per Brunelli, scusami, per Santoni, ecco Piro che va al tiro. Leggera deviazione da parte di Guarguaglini, ma non inganna il portiere Vespi. Riparte quindi il Prato con Baldesi. Baldesi si porta al limite dell'area, tenta il tiro, ma la conclusione è alta. Si riparte con il Castiglione, con Brunelli che serve Santoni. Santoni che va verso l'area, ma Vespi riesce a intercettare la conclusione del numero 12, del Castiglione. Ancora Capuano Alberto per Baldesi. Baldesi che a sua volta tentava di servire lo stesso Capuano Alberto, ma la pallina è un po' troppo lunga, quindi Brunelli che riparte in velocità. Ancora in controllo di pallina lo stesso capitano biancoceleste, che ora lascia a Piro. Piro per Santoni. Santoni in avanti per Guarguaglini, che lascia poi a Brunelli. In profondità per Piro. Va al tiro contrastato da Alberto Capuano, la sfera però rimane sulla stecca dei giocatori del Castiglione. È Guarguaglini che la passa a Piro. Piro in avanti per nessuno, praticamente non ha controllato bene, quindi la difesa del Prato riparte, in particolare con Alberto Capuano, che poi si ferma, passa dietro a Baldesi. Ora scatteranno logicamente 5 secondi. No, la pallina è stata ripresa dai giocatori casionesi e quindi non sono stati fermati fischiati 5 secondi. Ancora Piro in avanti per Brunelli. Brunelli per Guarguaglini. Guarguaglini per lo stesso Santoni, che passa dietro a Brunelli. Brunelli va al tiro. Tiro che ha sibilato non distante dal palo destro della porta difesa da Vespi. Riparte Poli. Poli che tenta il tiro, ma Saita fa ancora una volta buona guardia. Riparte il Prato con Benelli. Benelli che lancia lo stesso Poli. Poli per Baldesi. Baldesi studia il piazzamento dei compagni, poi lancia in profondità, bellissimo era il passaggio per Alberto Capuano, ma la difesa casionese fa ancora una volta buona guardia. Guarguaglini al tiro centrale, ben intercettato da Vespi. Riparte il Prato con Alberto Capuano, che sul contrasto di Santoni
finisce dietro la porta. Ora si va nell'angolo dove c'è un contrasto che porta alla rimessa in gioco da parte della squadra pratese. È Alberto Capuano che si fa soffiare la sfera da Santoni, però il Padova riconquista velocemente con Poli che serve Alberto Capuano, che passa ancora dietro lo stesso Poli. Baldesi Alberto Capuano che lascia lo stesso Baldesi. Baldesi ancora in possesso di pallina, contrastato da Guarguaglini che questa volta riesce a portargliela via. Riparte in azione solitaria lo stesso Guarguaglini per Brunelli ancora una volta per Guarguaglini, che aveva tentato la conclusione ma poi ha desistito dal suo intento. Brunelli che cercava di mandare in profondità per lo stesso Piro, ma ciò non è avvenuto. Ancora però il Prato che riparte con Poli, che riesce a concludere verso la porta del Castiglione, ma il gioco viene interrotto perché il giocatore numero 5 del Prato, Baldesi, è rimasto contuso in un fortuito scontro di gioco poco prima. Ecco perché l'arbitro ha fermato il gioco per prestare le cure, se necessarie, al giocatore del Prato, ricordo Baldesi. Sembra tutto pronto affinché si possa riprendere il gioco. Naturalmente il numero 5 del Prato chiede spiegazioni all'arbitro, che a sua volta molto cordialmente, molto civilmente riesce a dargliele, e credo che il giocatore abbia capito quali erano le intenzioni dell'arbitro. Cenno di intesa fra i due, tutto avviene nella massima cordialità e correttezza, vi ripeto. Partita molto importante ma molto molto corretta, non ci sono state situazioni clamorose che dovevano indurre l'arbitro a estrarre cartellini blu, tutto si è svolto nella massima sportività. Sì, normali scontri di gioco ma niente di che, la partita è scorsa via bene sui binari di estrema correttezza da entrambe le squadre. È sul punto di battuta capitan Luigi Brunelli che rimetterà in gioco per Piro, è lo stesso Piro che riceve. Cerca di imbastire una nuova azione d'attacco con il passaggio a Brunelli che allarga per Guarguaglini ancora per Santoni che lancia in avanti ancora per Guarguaglini, riesce a controllare ancora la sfera. Ora viene fischiato un fallo contro il Prato, il giocatore Poli credo che abbia commesso questa infrazione che ha indotto l'arbitro a fischiare il fallo di squadra numero 3 per quanto riguarda il Prato, come 3 sono i falli di squadra per la formazione del Castiglione. Santoni tocca per Piro dietro per Brunelli, ancora per Guarguaglini, passaggio allo stesso Piro che lancia ancora una volta Guarguaglini per Santoni per lo stesso numero 9 Guarguaglini, in avanti per Brunelli ancora dietro per Guarguaglini, ancora per Brunelli dietro per Piro va alla conclusione, intercettata a difesa del Prato, in particolare da Alberto Capuano che con una serie di finte tentava di ingannare lo stesso Guarguaglini, ma poi alla fine si è ingannato da solo lasciando la pallina al numero 9 biancoceleste, che la riceve dal suo compagno Santoni. Passa a Brunelli ancora largo per Santoni ed è ancora Guarguaglini in avanti per Piro, ma Baldesi fa buona guardia, riparte in azione per i suoi, passaggio per Capuano Alberto, tiro, parata di Saitta, Santoni per Piro che ha servito lateralmente Brunelli che di prima ha tentato la conclusione ma è andata a sbattere su un difensore del Prato. Piro tenta addirittura da molto lontano e Vespi fa ancora una volta buona guardia e respinge col suo guantone sinistro. Capuano Alberto largo per Santoro
che attende il piazzamento dei compagni dietro la porta casionese. Lancia in avanti per Alberto Capuano, che però perde la pallina d'opera di Piro. Piro va alla conclusione, ma si perde al lato, molto distante dai pali della porta difesa da Vespi. Riparte il Prato con Baldesi. Baldesi chiuso dalla difesa casionese. Capuano Alberto. Ecco Baldesi ora in possesso di pallina. Alla conclusione, parata ancora una volta da Saitta, ottimamente piazzato. Riprende Piro, che lascia a Santoni. Santoni al centro per Brunelli, ma un difensore riesce a deviare il passaggio, e quindi ed è Capuano Lorenzo, che nel frattempo è entrato in pista, che manovra per Poli. Poli per Capuano Alberto. Si ferma dietro la porta di Saitta. Capuano Alberto, che poi tenta il tiro, ma il difensore numero 3 Mattia Piro era nelle sue vicinanze ed ha intercettato la sua conclusione. Lo stesso Piro che serve Santoni. Santoni che lascia ora Guarguaglini. Guarguaglini per Santoni, ancora passaggio fra i due. E Santoni che in prima persona tenta di imbastire una nuova azione d'attacco per la formazione di biancoceleste. Si ferma e lascia a Brunelli. Brunelli largo per Guarguaglini, che lascia allo stesso Santoni. In avanti per Brunelli. Brunelli che sul quale viene commesso il fallo ad opera di Poli, quindi quarto fallo di squadra per la compagine del Prato, e ancora un richiamo ufficiale da parte dell'arbitro. Fermi di Piacenza ad opera del giocatore Poli del Prato, reo di aver commesso il fallo sul giocatore Brunelli. Quindi 4 falli di squadra per il Prato, 3 falli di squadra per il Castiglione. Punteggio che vede la squadra locale in vantaggio per 4-1. Tutte le reti del Castiglione sono state segnate nel primo tempo. La prima di Brunelli, la seconda di Guarguaglini, poi la doppietta di Santoni. Mentre per il Prato la rete è stata segnata da Baldesi, ma più che altro si è trattato di un infortunio da parte del portiere Saitta, che si è lasciato bucare dalla pallina che gli è passata sotto le gambe e è entrata in porta. Per il gol che fino a questo momento fissa il punteggio sul 4-1, vi ripeto, in favore della formazione locale del Castiglione. Nel frattempo nelle file castiglionese è uscito Guarguaglini ed è entrato Onori. Si dovrà riprendere con una rimessa da parte della formazione biancoceleste nei pressi dell'area di rigore del Prato. Sul punto di battuta si porta Brunelli, accanto a sé Santoni, che non riceve il passaggio in quanto il capitano biancoceleste decide di servire indietro per Piro. Piro ancora per Brunelli. Brunelli va alla conclusione alta, ma la difesa del Prato riparte con Baldesi che serve Barbani. Nel frattempo è entrato al posto di Poli. Ecco Santoro ancora per Baldesi al tiro, simile al lato della porta difesa da Saitta, però è più svelto di tutti Santoro a riprendere la pallina. Ancora per Barbani al tiro, deviazione di Saitta con il guanto che mette in movimento Mattia Piro, che ora passa a Santoni. Santoni per Brunelli. Brunelli ancora una volta per Piro, che lancia in avanti il proprio capitano. Non viene ravvisata alcuna irregolarità da parte dell'arbitro. Riparte il Prato con Santoro. Santoro ancora per Barbani, per Capuano Lorenzo, ora Baldesi, ancora Barbani. Dietro ancora per il numero 5 Baldesi. Ed è ancora Barbani che si invola verso l'area casionese, si ferma dietro la porta di Saitta, passa indietro per Lorenzo Capuano che va al tiro, intercettato da Piro, ma è molto svelto
Barman riprende la pallina stessa. Onoris viene fermato dalla difesa del Prato, va a commettere anche fallo su Capuano Lorenzo, quindi quarto fallo di squadra anche per il Castiglione. 9 primi e 45 secondi alla fine della partita, e ancora la formazione di ospite del Prato che porta avanti la pallina con Baldesi, che lascia a Barmani ancora per Lorenzo Capuano, ancora per il numero 5 Baldesi, che tentava di servire il proprio compagno Santoro a centro area, ma Santoni è stato più abile di lui a portargli via la pallina. Piro che passa a Santoni, Santoni controlla ancora, poi lascia ancora l'incarico a Piro, che a sua volta mette in azione Brunelli. Passaggio ancora una volta indietro per Santoni, ancora su Piro, ora su Brunelli, Brunelli davanti per Piro, intercettato il passaggio da parte di Baldesi, ancora Brunelli, Brunelli che tentava di ingannare il portiere Vespi sulla propria sinistra, non c'è riuscito, contrattacco del Prato, ma parata ancora di Saitta, e ancora Lorenzo Capuano contrastato da Piro, che va a commettere il fallo per la propria squadra, quindi quinto fallo di squadra per il Castiglione, 4 vi ricordo quelli del Prato. Sul punto di battuta si porta a Santoro, che lascia a Lorenzo Capuano, che approfitta di un blocco di Barbani e va alla conclusione, ma la pallina si perde seppur di poco al lato della porta difesa da Saitta. Riparte Onori, Onori per Brunelli, Brunelli ancora per Piro, Piro in avanti per Onori, ancora per Piro, passaggio in area per Brunelli, che ha toccato appena la pallina favorendo però l'intervento di Onori, che lascia ancora per Piro, e questa volta l'arbitro estrae un cartellino blu nei confronti del giocatore Barbani, quindi resterà in banca puniti per 2 minuti, e il Castiglione usufruirà di un tiro diretto la cui esecuzione sarà effettuata dal capitano Luigi Brunelli, che ha la possibilità quindi di allungare e portare ancora a 4 reti di distanza la formazione castiglionese. Attendiamo il fischio dell'arbitro per l'esecuzione di questo tiro diretto da parte del capitano bianco celeste Brunelli. Sembra tutto pronto, l'arbitro dà il fischio per l'avvio dell'azione. Brunelli che però sbaglia la conclusione nella porta difesa da Vespi. Il Prato, vi ricordo, che giocherà ancora per quasi 2 minuti in inferiorità numerica, a meno che non venga segnata una rete. Le due squadre quindi potranno essere riportate in perfetta parità di uomini. Ancora occasione che manovra con Brunelli, Brunelli per Onori, Onori per Piro, Piro per Santoni, Santoni ancora dietro per Piro, ancora per Onori, Onori che va alla conclusione, intercettata da Vespi, e ancora il Prato che riparte con Baldesi, che con una serie di finte disorienta Santoni, ancora Baldesi si porta verso l'area, ma lo stesso Onori intercetta, riparte Santoni per Piro, Piro ancora per Onori, scambio fra i due, Onori per Brunelli, per Piro, ancora per Brunelli, Brunelli per Onori, Onori nei pressi dell'area di rigore del Prato, ancora Piro, Piro va alla conclusione, una deviazione di Brunelli, per poco non inganna Vespi, che però fa ancora una volta buona guardia, è lo stesso Onori che lascia Santoni, Santoni ancora per Piro, conclusione numero 3 del Castiglione, ma ancora il Castiglione stesso in possesso di pallina, Onori va alla conclusione, si perde sull'esterno della rete, Piro non riesce a controllare per un attimo, poi sull'intercetto di un avversario la pallina supera l'altezza regolamentare, quindi rimessa in gioco da parte dei giocatori del Prato, in particolare Lorenzo Capuano che perde la pallina, però fallo commesso da Onori, e quindi 6 falli di squadra per il Castiglione, 4 per il Prato.
punteggio che vi ricordo è di 4-1, e con il Casiglione che non ha sfruttato un tiro diretto concesso all'arbitro Fermi di Piacenza in seguito all'espulsione per 2 minuti da parte del giocatore Barbani del Prato. Prato che vi ricordo fino a questo momento gioca con 3 uomini e nonostante tutto si sta difendendo anche abbastanza bene dagli attacchi della formazione castiglionese. Ancora 6 primi e 22 secondi alla fine della partita, una partita che il Castiglione sta abbastanza agevolmente conducendo in porto verso questi primi 3 punti della stagione. La formazione castiglionese infatti è ferma a quota 0 in virtù delle 2 sconfitte patite nella giornata d'esordio qui sulla pista amica per 4-2 contro il Pumas Viareggio e la settimana successiva con la sconfitta nel derby di Follonica per 7-2. Sta per riprendere il gioco, sul punto di battuta si porta Lorenzo Capuano che lascia a Baldesi. Baldesi semina 2 avversari e però è Piro che commette fallo, quindi viene fischiato il 7° fallo di squadra per quanto riguarda il Castiglione. Sembra leggermente contuso alla testa il numero 5 Baldesi, che ha qualcosa da dire con il mister del Castiglione Brizzi. Tutto risolto perlomeno a parole. Lorenzo Capuano per lo stesso Baldesi. Baldesi che va via la guardia di Onori ma non a quella di Piro, che riesce a rubargli la pallina ed è pronto il numero 3 biancoceleste a proporre una nuova azione offensiva per la propria squadra. È Brunelli ora che dà lo stesso Piro, ancora Brunelli. Brunelli attende dietro la porta di Vespi, in avanti per Onori, Onori per Santoni, ancora lateralmente per Piro che passa ancora a Brunelli. Brunelli che riesce a passare a Piro, controlla ancora la pallina lo stesso numero 3, è circondato dagli avversari, da 2 in particolare, Lorenzo Capone e Baldesi, perde la sfera, viene mandata in avanti per Santoro. Santoro che elude la guardia di Santoni, lascia a Capuano Lorenzo che effettua il tiro ma Saitta ancora una volta riesce a ribattere. Brunelli alla conclusione semi intercettata da Baldesi. Riparte il Prato con Santoro. Santoro in azione solitaria tenta il tiro ma lo stesso si perde molto al lato della porta difesa da Saitta. Riparte Onori che lascia a Piro. Piro ancora in avanti per Santoni. Santoni che passa ancora a Piro, Piro ancora dietro per Brunelli. Brunelli ancora una volta per Piro, serie di finte a liberarsi e passare a Santoni che lascia ancora a Piro. Diagonale per Onori. Onori che va alla conclusione deviato nel primo momento da Vespi, poi sulla stessa ribattuta di Vespi tiro di Brunelli e ancora una volta una parata dell'estremo difensore pratese. Punteggio che rimane fissato sul 4-2. Riparte ora Piro per il Castiglione, si ferma, torna indietro, lascia a Santoni. Santoni per Piro, Piro per Onori, tenta un alza e schiaccia, non riesce nel suo intento, la difesa del Prato fa ancora una volta buona guardia, riparte con Lorenzo Capuano. Ancora in controllo Lorenzo Capuano, intercetto di Onori ma Saitta manda via la pallina. Ci sono le proteste da parte dei giocatori del Prato che sembrava la pallina fosse entrata ma non è dello stesso avviso l'arbitro, siamo fermi di Piacenza. Brunelli per Onori, Brunelli per Onori che però non riesce a concludere, riesce a concludere verso la porta del Prato. Ora viene richiamato Santoro.
Sembra che l'arbitro voglia parlare con il numero 3 del Castiglione, Piro. A tutti è sembrato un fortuito scontro di gioco, niente di cattivo da parte del numero 3 del Castiglione. Ora viene chiesto il time out da parte dell'allenatore Brizzi del Castiglione, mentre il giocatore Baldessi del Prato è ancora fermo a terra. Non viene nemmeno utilizzato il time out da parte della formazione pratese per l'allenatore del Prato per impartire le ultime disposizioni ai propri giocatori. Vediamo che il giocatore Baldessi stenta a mettersi in piedi, lo fa in questo preciso istante, mentre l'arbitro va a parlare con la panchina del Prato, che secondo lui ha espresso troppo vivacemente il proprio pensiero. Ha spiegato l'arbitro che si è trattato di un normale contatto di gioco. Ora lo stesso Piro va a sincerarsi della situazione con il numero 5 Baldessi, 5 fra i due giocatori, e tutto sembra tornato nella normalità, almeno così si spera e come lo è stato fino a questo momento la partita. Mancano 3 primi 11 secondi alla fine della stessa, il punteggio è 4-1 per il Castiglione. Attendiamo ora che venga ripreso il gioco con una rimessa da parte dei giocatori del, credo, del Castiglione. Sì, in effetti sul punto di battuta è lo stesso Piro che servirà la pallina al proprio compagno, in particolare a Santoni. A Santoni per Brunelli, Brunelli per, ancora una volta per Santoni, in avanti per Guarguaglini, che nel frattempo è rientrato al posto di Onori. Ancora Piro per Brunelli, Brunelli per Santoni. Santoni che lascia a Guarguaglini, che parte in azione solitaria, serve poi lo stesso Brunelli. Brunelli che lascia a Santoni, Santoni dietro, è lo stesso portiere Saitta che rimanda in avanti per i propri compagni, in particolare per Guarguaglini, mentre c'è ora un cartellino blu ad opera del numero che viene sventolato sotto il naso del numero, appena si gira sulla maglietta lo possiamo decifrare, del numero 8, che nel frattempo era entrato in sostituzione di un proprio compagno. Si tratta di Lorenzo Mugnai, che pochi minuti dopo la sua entrata in pista si becca il cartellino blu, secondo cartellino blu per la formazione del Prato e secondo tentativo di trasformazione nel tiro diretto da parte dei giocatori del Castiglione. Ancora proteste da parte della panchina pratese, quindi un richiamo ufficiale da parte dell'arbitro nei confronti di un componente della panchina del Prato, che ancora non ne vuole sapere di smetterla con le proprie proteste. Ormai quello che è stato assegnato è stato assegnato, l'arbitro non torna indietro sulla propria decisione, quindi è inutile continuare con le proteste che non porterebbero assolutamente a niente. Per l'eventuale trasformazione del tiro diretto si incarica lo stesso numero 9 Guarguaglini, che aveva subito il fallo. Possibilità quindi del Castiglione di portarsi sul 5-1. Attendiamo che il portiere Vespi prenda posizione tra i pali, tutto pronto per l'esecuzione del tiro. Fischia l'arbitro, Guarguaglini, tiro, palo o parata del portiere. Ancora lo stesso Guarguaglini che lascia dietro per Piro. Piro per Santoni, Santoni largo per Brunelli, Brunelli che sull'intervento di Baldessi perde la sfera, Santoro, Santoro al tiro ribattuto da Saitta. Vi ricordo che il Prato gioca con tre uomini.
Piero che ha tentato di concludere e di intercettare la pallina, ma non c'è riuscito. Ora contrasta la Brunelli che ha passato per Guarguaglini. Ora c'è una protesta molto vivace da parte del numero 2 Santoro nei confronti del numero 9 Guarguaglini. Non riusciamo a capire il perché di questa cosa. L'arbitro estrae un cartellino blu per Santoro e per lo stesso Guarguaglini. Quindi le squadre giocheranno con 2 giocatori il Prato e con 3 giocatori il Castiglione. Doppio cartellino blu estratto dall'arbitro Fermi di Piacenza nei confronti del giocatore numero 2 del Prato Santoro e del numero 9 Guarguaglini del Castiglione. Partita che in questo finale si è un po' innervosita, forse alcune decisioni dell'arbitro che non sono piaciute ai componenti della panchina del Prato, ci sono stati diversi richiami ufficiali da parte dello stesso direttore di gara che ora ha estratto 2 cartellini blu all'indirizzo di Guarguaglini del Castiglione e Santoro del Prato. Quindi riprende la partita con Santoni per Mantovani che riesce a passare ancora una volta a Santoni per Piro per Brunelli riesce ad andare via dalla guardia del proprio avversario, la Brunelli ancora allarga per Mantovani dietro per Santoni ancora per Piro per Brunelli che allarga per Mantovani che al volo tenta la conclusione ma la pallina si perde alta. Baldesi che porta avanti i suoi, tenta il tiro esterno della rete, ancora Piro che controlla, manda in avanti per Mantovani al centro per Brunelli ma non riesce nel suo intento, riparte il Prato con Alberto Capuano ma è ancora Santoni che fa buona guardia e riparte in azione solitaria e viene commesso un nuovo fallo da parte dei giocatori del Prato, quindi 8° fallo di squadra per il Prato, 7 per quello che riguarda il Castiglione, mentre manca pochissimo alla fine della partita. Piro per Brunelli per Santoni per Piro, ancora per Brunelli tenta di andare via al proprio avversario, non riesce a effettuare ciò, quindi però passa la palla a Piro, ancora per Brunelli ancora per Piro e viene commesso ancora una volta il fallo su numero 3 del Castiglione Piro. Ora sono gli 8 falli di squadra da parte dei giocatori del Prato, 7 quelli del Castiglione. Manca veramente pochissimo alla fine di questa partita che il Castiglione sta vincendo per 4-1, partita che purtroppo si è nervosita in questo finale con diversi cartellini blu che sono stati estratti all'arbitro che ricordo è il signor Fermi di Piacenza. Il Prato che conclude con la sua ultima azione la partita che finisce in questo istante con la vittoria della formazione del Castiglione per 4-1. Le reti per la squadra di casa sono state segnate nel primo tempo da Brunelli, Guarguaglini e doppietta di Santoni, mentre nella ripresa la rete del Prato è stata segnata da Baldesi, più che altro, ripeto, si è trattato di una indecisione del portiere Saita che si è fatto passare la pallina sotto i cosciali permettendo alla stessa di varcare la linea. Quindi partita che si conclude con la vittoria del Castiglione per 4-1, Castiglione che incamera i primi 3 punti della stagione, riesce quindi a smuoversi dallo zero in classifica. I giocatori si abbracciano alla fine della partita stessa, sembra che tutto sia rientrato. Quindi per quanto riguarda la cronaca della partita
è tutto, vi ricordo il punteggio finale, Castiglione 4, Prato 1, ci risentiamo fra poco per quanto riguarda le interviste dopo gara.